C'è fottutamente qualcuno. Pizza sta torcia. Facciamo vedere ai nostri amici. Andiamo dall'altra entrata. No, no. Hai visto una testa? Sì, hai visto una testa. Allora raga, purtroppo abbiamo visto una testa e abbiamo dovuto annullare la missione almeno per questo edificio e purtroppo anche quello, perché comunque essendo ravvicinati, però la fortuna che abbiamo noi è che c'è un ponte che è chiuso dai rovi, chiuso da cancelli eccetera, quindi possiamo esplorare la seconda parte dell'edificio. Allora ci stiamo riprovando ad entrare nel secondo edificio adesso e abbiamo trovato in mezzo ai boschi una lapide, così dal nulla. Io purtroppo adesso sono sopra. Guardate a qua. Quello che è il presunto morto, mi dispiace, però... Siamo in una situazione abbastanza di stallo ragazzi, ma cercheremo di andare avanti. Bene. Allora ragazzi, stiamo sniccando nell'erba, intanto io amo la natura, quindi bacio la mia piantina e stiamo provando ad entrare, ma purtroppo fino adesso abbiamo esplorato tutta la pista ciclabile su di là, non abbiamo ancora avuto un riscontro da riuscire a entrare, non so cosa sia scoppiato. Ragazzi, ma era uno molto. Sparo probabilmente e abbiamo esplorato gran parte della parte retrostante e vi assicuro ragazzi, può confermare il nostro cameraman Valerio, c'era un'atmosfera veramente ma veramente di minaccia. Confermo. Continuiamo con l'esplorazione ragazzi. Esatto. Non tanto non vedo il cazzo. Allora purtroppo come potete vedere non c'è via di entrata, non via di fuga. Via di entrata. E quindi l'unica soluzione sarebbe passare dalla finestra. Adesso valutiamo un po' le cose da fare perché noi siamo sempre responsabili. Anche perché ragazzi non sappiamo bene cosa ci aspetta dietro essendo che è tutto coperto, ma adesso valuteremo tutte le possibili situazioni e variabili e decideremo sul da farsi. Abbiamo davanti uno strano macchinario. Ragazzi, abbiamo trovato uno strano macchinario risalente all'epoca in cui la cartiera era in funzione. Guardate, è affascinante vedere tutti gli articoli storici come si riducono alle sabbie del tempo. È a quanto pare una bilancia, per cui c'è scritto strumenti per pesare. Quindi se è una bilancia per carne, quindi abbiamo trovato che cosa è. Venite qua e vi mostro la bilancia vera e propria. A quanto pare è una bilancia per camion. Questa qua è la vera e propria bilancia per camion. Tuttora non è in funzione, ma la potete trovare anche in tante aziende. In altri ambiti lavorativi, ovviamente, in altre aziende tuttora operative. Questa qua, ragazzi, può sostenere dei pesi veramente, veramente enormi. Purtroppo tutto quanto è cementato e chiuso. Ma per noi tutto è possibile, quindi se volete che andiamo su nel prossimo episodio, seguiteci e mettete like. No, sto scherzando, non possiamo andare perché è tutto chiuso e poi è molto pericoloso. Ragazzi. Che c'è dentro qui? Ci sono dentro tante cose. Ci sono anche delle scatole.
battere di cartie. Peso. Sono fumetti. Sono? Fumetti. Porca troia. Vai a riprenderli. Si è un po' acceso. No. Ma è sigillato tutto. Fra, è nuovo. Sì, ma che spreco. Secondo me li producevano loro, eh. Eh sì, fra. Questo me lo prendi, che glielo porto. Sì. C'è qualcosa, mi dato preso. Sono macchia, raga, a non perderci, eh. Questo, cosa commento, ragazzo? Commento che... Allora, siamo un po'... Sei veramente un casinista. Ma parlate voi che avete fatto crollare mezzo. Commento, ritorniamo al punto. Era che, allora, noi siamo un po' stanchini, però comunque l'esplorazione non finisce qua, perché abbiamo trovato i forni, televisioni, di tutto e di più. Adesso procediamo ad andare al piano di sopra e... Intanto c'è uno che sta smontando un condizionatore. Questo va. Lo porti a casa? Fra, lascialo giù. Fra. Questa roba qua non sta in macchina, lo sai bene. Appunto. Fra. E chi mette? Lascialo giù. No, ma che imete? Che sto scherzando, raga. Dico, mi porto a casa il condizionatore. Però, raga, quella cassa dei cartoni della Heineken è molto recente. Sì. Fammi vedere lo stato di usura. No, beh, forse un po' qualche annetto ce l'avrà. Però che ci sono piatti nuovi, però. Sì, dove sono? Lì. Vabbè, non è detto che siano nuovi, cioè. Data di scadenza. Però che lo leggi? 48-14. Con la pasta. C'è anche un paio di cuffiette lì. Sì, l'ho visto lì. Lì. Madonna. Per notare gli anni come hanno mangiato il metallo. Guardate. Incredibile. Il tempo non risparmia nulla, ragazzi. Guardate. Distrutto. Ma va a cagare, non c'è nulla. Chiamateci anche pirati dell'occulto. Ah, sì. Io mi aspettavo. Questi erano i bagni dove andavano i dipendenti. Esattamente. Potete immaginare che squallore. È argento. Ma che argento, figa, poi no. Tutto rotto. È alluminio, merda. È alluminio. Sì. Credo più acciaio però.
Cazzo, però le facce sui disegni sono veramente inquietanti, eh. I murales sono veramente inquietanti. Cazzo è quella roba? Sembra un pezzo di mistero. È il satellite cinese. Cosa fai? Che cazzo di murales, stato ladro. Raga, guarda che sono stranquitante. Stai riprendendo? Sì. Raga, ma come, sentite la puzza? Punta bene, punta bene, sentite la puzza. Siamo andate le tende, però cosa cazzo c'è lì? Quindi stiamo girando su noi stessi, mi sa. Che bello, King of School. Stai filmando, Vale, sì? Ovvio. Ok. Infatti. Fatta una ripresa bella qui. Devo fargli la foto assolutamente. Occhio ragazzi, qui mi fate molto male. Fammi fare la foto, va. Attenti ragazzi, qui mi raccomando, i piedi. Lì è inagibile, lì palese. Sì, sì, lì è inagibile. Chissà cosa ci sto girando qui dentro. Vabbè, è la te. Che cazzo, lui? Io chiamo subito i carabinieri. Si trovo giù qua, sì, sì. Cioè, piuttosto mi becca una. No, vabbè. No, non mi faccio cazzo. No, effettivamente ci ho ripensato.